Ci sono ancora molti dubbi sull'omicidio di Rocca Gloriosa. La famiglia del 67enne vuol fare chiarezza sul movente dell'insano gesto. Vibonati, minoranza, chiede la rottamazione delle cartelle esattoriali emanate dal comune. Al via le festività natalizie, tanti i mercatini e le iniziative nel Cilento. Ad Agropoli il porto sarà ampliato, progetto del comune per ospitare yacht e navi da crociera. E per lo sport, Serie D in campo per la 15ª giornata, turno infrasettimanale di campionato. Salve a tutti e ben ritrovati con l'edizione del TG7. Siamo a giovedì 8 dicembre 2016. Apriamo con la cronaca. Ci sono ancora tante ombre sul caso dell'omicidio di Rocca Gloriosa. Nonostante la confessione da parte di Florin Nutu, che appunto l'omicida, è proprio dalle parole del romeno che sono scaturiti vari dubbi per quanto riguarda gli inquirenti. Ci sarebbero quindi nuovi aspetti che gli avvocati della famiglia, i legali della famiglia Caruso, stanno vagliando. Sentiamo il primo servizio di oggi. I legali della famiglia Caruso chiedono la verifica del movente che avrebbe spinto Florin Nutu ad uccidere il 67enne Vincenzo Caruso nella giornata del 29 novembre nella sua villetta a Rocca Gloriosa. Gli avvocati hanno presentato una memoria al GIP, grazie alla quale si potrebbero aprire nuove piste sul motivo dell'omicidio e fare luce sul profilo psicologico dell'assassino. A far sorgere molti dubbi sarebbe proprio la motivazione portata da Nutu. L'omicidio sarebbe stato infatti innescato dalla richiesta all'anziano di saldare il suo debito di 50 euro per lavori effettuati sulla sua Fiat Punto. Una somma esigua per un reato del genere, il che avrebbe già fatto sospettare gli inquirenti. Sono state inoltre raccolte delle testimonianze secondo cui il romeno non avrebbe mai effettuato interventi sull'auto dell'anziano e altre secondo cui Nutu sarebbe stato visto aggirarsi qualche giorno prima nei pressi dell'abitazione dell'uomo. Inoltre sembrerebbe che nel caso ci sia anche una figura femminile, una donna che potrebbe essere stata in qualche modo legata sia alla vittima che all'omicida. Unico dato certo, dalle parole di Nutu, è che l'arma del delitto sia una zappa con la quale l'omicida ha colpito alla testa la vittima. La speranza degli avvocati è che i giudici ascoltino le memorie dei testimoni per far luce su un mistero che ha ancora molti tratti oscuri. Nonostante sia da tempo trascorsa la stagione estiva, ci sono ancora degli incendi nel Cilento. Nella serata di ieri se ne è verificato uno a Pisciotta, un incendio che si è propagato a pochi casi dal centro cittadino del paese. Paura tra i residenti, considerato che le abitazioni non erano molto lontane dal rogo. Sul posto, giunti i carabinieri della locale stazione e gli uomini della comunità montana Lambro, Bussento e Mingardo. Le fiamme hanno divorato ettari di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento sono risultate complesse a causa del forte vento che soffiava sulla zona e che alimentava le fiamme. E ci spostiamo adesso a Santa Marina, dove l'amministrazione Fortunato rinnova alla Regione Campania la richiesta di finanziamento per il nuovo impianto di depurazione che interessa il bacino idrico del Bussento. Sentiamo Vito Sansone. Con una lettera inviata all'assessore all'ambiente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola e dal presidente della Giunta regionale campana Vincenzo De Luca, il comune di Santa Marina rinnova la richiesta di finanziamento per il progetto di risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della provincia di Salerno, dell'importo di poco più di 4 milioni e 900 mila euro, funzionale alla realizzazione del sistema fognario depurativo intercomunale nel bacino idrografico della Valle del Bussento. Questi fondi sono da destinarsi direttamente a favore del nostro comune per l'immediata esecuzione dei lavori, spiega il sindaco Giovanni Fortunato. L'opera, prosegue il primo cittadino di Santa Marina, riveste carattere di urgenza e non è ulteriormente rinviabile, non solo in quanto gli attuali impianti di depurazione, ormai obsoleti e sottodimensionati, non sono più in grado di garantire livelli di depurazione efficienti, ma anche perché garantirebbe a numerose comunità territoriali contigue di poter finalmente dotarsi di un impianto
impianto adibito allo scopo. Inoltre, continua Fortunato, il progetto esecutivo consente la realizzazione di funzionamento dell'opera indipendentemente dai vari comparti logistici di spezzettamento della rete fognario-depurativa elaborati dal grande progetto, poiché per stessa natura non si presenta posizionato in collegamento con nessun altro impianto di depurazione, trattandosi di opera a gestione e servizio circoscritti ad un'area territorialmente delimitata. Era scomparso 10 giorni fa dalla propria abitazione ed è stato ritrovato dai carabinieri di Sala Consilina. L'uomo, senza avvisare i propri familiari e negli amici, il 29 novembre si era allontanato volontariamente con la propria autovettura senza fare più ritorno. Lo stesso, per i primi 2 giorni, aveva esclusivamente mantenuto un contatto telefonico con alcuni parenti, senza tuttavia riferire dove si trovasse. Grazie a delle indagini condotte dai militari dell'arma di Sala Consilina e a controlli presso numerosi ospedali, il 50enne è stato ritrovato in una struttura ospedaliera di Frosinone, dove era ricoverato in stato confusionale. E quindi si è conclusa col lieto fine questa triste vicenda. Il comune di Agropoli è pronto ad accogliere mega yacht e navi da crociera. Infatti, l'ente comunale guidato da Franco Alfieri ha avviato un progetto per l'ampliamento del porto. Sentiamo il nostro corrispondente Ernesto Rocco. È prossimo al finanziamento il prolungamento della banchina di sottoflutto del porto turistico di Agropoli. Ad annunciarlo l'assessore al demanio Massimo Laporta. Il molo, dove in estate attracca il meteoro del mare, verrà prolungato e rimodernato e lì verrà realizzato anche il distributore di carburanti. Quest'ultimo quindi sarà rimosso dall'attuale collocazione e verrà affidato dal comune ad un privato. Come avviene a Casalvelino, inoltre, l'obiettivo è quello di prevedere delle agevolazioni sul carburante per i pescatori. Le novità non finiscono qui però. L'amministrazione comunale, infatti, ha proposto alla Regione Campania anche un altro progetto. Quest'ultimo, da 8 milioni di euro, è già entrato nel programma comunitario 2014-2020 e, secondo l'assessore Massimo Laporta, sarà tra i primi finanziati nella nuova programmazione. Previsto l'escavo dell'area portuale per aumentare il pescaggio e il prolungamento del molo di sopraflutto verso la rupe. In questo modo Agropoli potrà ospitare anche super yacht e navi da crociera. Messo da parte invece il project financing per 30 milioni di euro che il comune fece realizzare negli scorsi anni per ampliare l'intero porto turistico. Questo progetto, spiega Laporta, resta nel cassetto. Per ora però ci concentriamo su altre priorità. E a proposito di mare, a proposito di porti e di grandi imbarcazioni, c'è un progetto da parte del Parco del Cilento, Vallo di Diano e ad Alburni per la realizzazione di ormeggi nell'area, lo state vedendo, di Punta Licosa, ma anche nell'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate, area marina che è stata istituita nel 2009. L'ente, al momento diretto dal direttore facente funzioni Giovanni Ciao, interverrà su questa zona andando a realizzare degli ormeggi per permettere l'attracco ai diportisti. Il Parco Nazionale quindi amplia ancora di più l'offerta turistica del Cilento ed in particolare quella legata al mare. Con l'intervento dell'ente presieduto da Tommaso Pellegrino si rende una zona di per sé già molto ambita dai turisti ancora più appetibile. Tali interventi saranno realizzati con una spesa che ammonta a circa 250.000 euro. Ovviamente il tutto sarà fatto, questi lavori saranno eseguiti nel pieno rispetto della natura e dell'ambiente, perché è appunto una zona marina protetta. Lo abbiamo detto, siamo all'8 di dicembre, partono oggi ufficialmente le festività natalizie, ma già da qualche giorno nel Cilento sono tantissimi i mercatini, i tipici mercatini di Natale. Vediamo quali sono i centri che li ospitano e una piccola curiosità che ci arriva dal comune di Novi Vedia. In molti comuni del Cilento sono già stati inaugurati i caratteristici mercatini di Natale. I piccoli borghi e centri storici accoglieranno i visitatori alla ricerca di regali originali e rigorosamente fatti a mano. A Canalonga si è iniziato venerdì 2 dicembre, poi
La tradizione dei mercatini è continuata sabato. Tanti gli stand riguardanti le specialità natalizie, l'artigianato ed i prodotti locali. Tanti gli stand riguardanti le specialità natalizie, l'artigianato ed i prodotti locali. Ad Atena Lucana, dal 2 al 18 dicembre, tutti i venerdì dalle 17 alle 22.30 ed i festivi dalle 15 alle 22.30, previsti oltre ai mercatini nella piazzale del Magic Hotel, anche la casetta di Babbo Natale per i più piccini. A Castellabate i mercatini saranno aperti fino all'11 dicembre, dalle ore 17 alle ore 22. Verrà riproposto il tipico ambiente natalizio nel borgo di Benvenuti al Sud, con stand di dolci e prodotti, regali artigianali a tema ed inoltre giochi della memoria per i più piccoli, luci e melodie natalizie. Ad Agropoli i mercatini si svolgeranno dall'8 dicembre al 6 gennaio, con prodotti tipici, biologici, artigianali, usato, modernariato, decoupage ed animazione, musiche e balli a tema natalizio e folcloristico con artisti di strada, gruppi musicali ed artisti locali. A Marina di Casalvellino dall'8 all'11 dicembre appuntamento con i mercatini di Natale, così come a Teggiano e a Valloscalo dal 16 al 18 dicembre. Il 17 e il 18 spazio invece a quelli di Acciaroli dalle 10 alle 22 in entrambi i giorni. Dal 19 dicembre prende il via in località Velina, presso i giardini pubblici adiacenti alla piazza Ferrovia a Castelnuovo Cilento, la seconda edizione dei mercatini di Natale. L'evento è organizzato e promosso dall'Associazione Culturale Non M'Annoio. Saranno 30 gli stand di artigianato e di gastronomia che esporranno i propri prodotti. Nel frattempo, questa mattina a Noviveglia è stato inaugurato il Parco Noe alla presenza di autorità civili e militari. Ogni giorno il programma degli eventi è molto ricco, ma soprattutto ci sarà un occhio di riguardo per i sapori tradizionali del Cilento. Tra questi si potranno gustare ed acquistare i fusilli a ragù cilentano, il caciocavallo podolico imbiccato, la mozzarella in da murtedda, le alici di Menaica di Pisciotta, le caldarroste IGP di Montella. Oltre alla gastronomia, sarà rappresentato anche l'artigianato locale, cestini di paglia di Noviveglia, saponi fatti in casa di Massicelle e tanto altro. Ogni sera alle ore 21 circa ci sarà poi spazio per la musica, con tanti cantanti di musica popolare cilentana. A Salerno il nuovo centro commerciale Le Cotoniere ha portato molto traffico, con code lunghe oltre 8 km. Vediamo il servizio. Oltre 1000 pullman turistici prenotati da oggi fino a domenica, ma per questo weekend dell'Immacolata il numero delle presenze di bus nella città di Salerno è destinato a salire. Seppur i dispositivi di traffico e di circolazione restano gli stessi rispetto ai precedenti fine settimana per l'evento Luci d'Artista, questa volta la situazione però può essere più complessa per il traffico che si sta registrando anche nella zona di Fratte ed in modo particolare in via dei Greci per la novità dell'apertura del nuovo centro commerciale Le Cotoniere. Una circolazione un po' più complessa che si riflette anche sulla viabilità autostradale, in modo particolare alle uscite di Baronissi e Fratte, nonché nella zona della tangenziale di via Irno. Beh, sicuramente questo è il periodo nel quale registriamo la maggiore presenza, chiaramente sono i dati che abbiamo dal sistema di prenotazioni e chiaramente anche la concomitanza apertura delle cotoniere si inserisce in questo sistema della mobilità che, a dire il vero, credo che questo possano testimoniarli tutti. Abbiamo avuto dei risultati eccezionali nei primi giorni e sicuramente lo stesso dispositivo che abbiamo messo in campo nelle settimane scorse lo manterremo anche per questo weekend. Siamo a circa, credo, oltre 1000 prenotazioni per questo ponte dell'Immacolata. Il dispositivo ha funzionato, quindi resterà lo stesso dispositivo. Abbiamo anche ulteriore forza, lavoro di uomini che saranno impegnati per governare il sistema della mobilità e chiaramente registriamo un appesantimento in questi giorni nella zona delle cotoniere, ma è legato chiaramente anche alla novità, al fatto che molte persone sono incuriosite e quindi si dirigono verso la zona di Fratte del centro commerciale, ma sostanzialmente il sistema sta mantenendo e se scapoliamo questa parte, questo periodo che è sicuramente quello più dove registriamo la maggiore presenza, credo che andremo poi fondamentalmente a normalizzare tutto il flusso della mobilità.
Ecco, però c'è da dire che l'apertura delle cotoniere aggrava un po' la situazione questo fine settimana, non c'è un precedente almeno rispetto al passato, proprio per questo weekend dell'Immacolata ci potrebbe essere, come già qualcuno l'ha definito, il tappo a fratte, ma soprattutto problemi per la circolazione anche autostradale, soprattutto nella zona della Corsia Sud. Sì, c'è un problema anche di concomitanza di eventi, a dire il vero. Sicuramente oggi è il giorno più complesso da questo punto di vista. Vorrei anche ricordare che contemporaneamente oggi dobbiamo gestire 6 processioni nei vari rioni per l'Immacolata, l'apertura e la novità del centro commerciale, il giorno dell'Immacolata con i mercati che sono aperti, i mercatini di Natale. Quindi queste concomitanze sicuramente determineranno una ripercussione sul sistema della mobilità. Però fino ad oggi l'abbiamo gestito bene. Ci sono stati 2 incidenti nei giorni scorsi proprio sulla direttrice Salerno-Avellino che hanno contribuito al rallentamento del flusso della mobilità. Sicuramente dovremmo registrare qualcosa, ma questo anche con i responsabili del centro commerciale, capire come intervenire per portare degli aggiustamenti, delle migliorie per far sì che il flusso della mobilità possa diluirsi nel miglior modo possibile. Le luci d'artista sono state inaugurate non soltanto a Salerno, ma anche a Vallo della Lucania. Madrina domenica scorsa è stata Katia Ricciarelli. La cantante si è poi intrattenuta con alcuni esponenti dell'amministrazione in giro per la cittadina vallese prima di tenere un importante concerto al Teatro De Bernardinis. Vediamo. Un nome che è già dolce di per sé, un Ricciarello che abbinato a un viso così dolce ci conferma ancora il personaggio che è lei. Ma io rispetto tutti, rispetto logicamente anche gli esseri umani, i bambini soprattutto e gli anziani. Dalla dolcezza del cognome all'amore per il suo cane, Katia Ricciarelli, la conosciutissima cantante lirica che domenica scorsa ha inaugurato le luci natalizie in piazza Santa Caterina a Vallo della Lucania, si confessa al microfono di Massimo Stifano. Vedo che se le brillano gli occhi parlando del suo cane. Il mio cane ha 17 anni, è 17 anni che io ce l'ho, l'ho trovato per strada, un bastardino, una bastardina. Quindi quando vedo i cani per strada io impazzisco. Chi fa del male ai cani poi veramente merita veramente la galera. Però non è detto che uno che non vuole tenere il cane in casa gli debba far del male oppure lo abbandoni per strada. Dopo l'accensione delle luci, un momento conviviale condiviso con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Aloia presso l'Enoteca L'Alchimista di Piazza Vittorio Emanuele. Per la soprano, lo chef ha preparato una prelibatezza a base di fichi bianchi. È un cuoco che sta diventando famoso più di quando già non lo sia. Pensa che ha dato da mangiare stasera a Katia Ricciarelli. Buonasera. Cioccolata, l'hai pigliata per la gola? Sì, effettivamente. È golosa? Penso proprio di sì. Che cosa ha mangiato? Uno scoop? No, erano giusto un assaggino di un brownie al cioccolato e dei fichi bianchi del Cilento ricoperti di cioccolato fondente all'arancia. In chiusura della serata, la Ricciarelli ha raggiunto il palco del Teatro De Bernardinis per Agora Contemporanea, un programma di eventi musicali e culturali che vede Vallo come comune capofila. In una sala gremita di gente, sul palco insieme alla Ricciarelli c'era il chitarrista Espedito De Marino. Beh, siamo con un nome illustre, ormai compaesano dobbiamo dire, perché qua a Vallo si di casa ormai. Beh, soprattutto stasera con Katia Ricciarelli è un'occasione importantissima in questa vostra meravigliosa città, in un teatro molto bello che io vedo per la prima volta. Bellissimo, veramente significa che ci tenete alla cultura. Non a caso Vallo, città della musica, quindi complimenti. È nella città della musica proprio, giù. Beh. Avete già provato? Sì, abbiamo provato, siamo pronti, alle 8:30 precisi iniziamo.
Katia Ricciarelli. Bravo. Il gruppo di minoranza di Vibonati chiede alla maggioranza di aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali emesse dal Comune dal 2000 al 2016, ma ci spiega di più il nostro corrispondente Vito Sansone. Rottamare tutte le cartelle esattoriali emesse dal Comune di Vibonati nel periodo dal 2000 al 2016 è la richiesta del gruppo di opposizione in Consiglio Comunale Vivi il tuo paese, in un'interrogazione indirizzata al sindaco Franco Brusco, al consigliere politico al bilancio, al responsabile dell'ufficio di ragioneria e al segretario comunale, i consiglieri Manuel Borrelli, Gaetano Capano e Gerardo Di Giacomo chiedono che venga preso in considerazione quanto concesso dal decreto legge 193 del 2016, che ha esteso la possibilità della definizione agevolata delle cartelle esattoriali ai comuni fuori dall'orbita di Equitalia che riscuotono i ruoli direttamente o tramite altri agenti della riscossione. L'adesione alla rottamazione, sottolineano dal gruppo di minoranza, permetterà a tutti i cittadini di conseguire un notevole risparmio e al comune di recuperare ingenti risorse senza dover ricorrere all'aiuto del concessionario della riscossione, il quale applica agi simili se non superiori a quelli del gruppo Equitalia. Si tratta di una facoltà, concludono Borrelli, Capano e Di Giacomo, che il comune non dovrebbe lasciarsi sfuggire e noi siamo fin d'ora disponibili a sostenere la questione in consiglio comunale. I Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania festeggiano domani i 50 anni di attività. Lo fanno con una solenne pontificale presso la cattedrale presieduta dal vescovo della diocesi di Vallo, Ciro Miniero. A seguire ci sarà anche una dimostrazione delle attività dei Caschi Rossi. Ai nostri microfoni il loro comandante del distaccamento locale, Gianni Sansone. Sì, esatto, fu inaugurato questo distaccamento l'8 dicembre del 1966 e questo distaccamento è stato anche il primo per quanto riguarda il sud di Salerno. A tutt'oggi l'operato dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo coprono ben 45 comuni, compresa anche Vallo. Comuni purtroppo distanti dal nostro distaccamento anche 50-60 km, se teniamo presente che i paesi più lontani da raggiungere sono Laurino, Piaggine, Vallo dell'Angelo, per quanto riguarda da una parte, dall'altra parte anche Castellabate e poi Rofrano e la zona sud, Mare e Pisciotta. Quindi praticamente dobbiamo dire che è uno sforzo notevole per quanto riguarda appunto i Vigili del Fuoco di Vallo, perché c'è anche una squadra soltanto e quindi nel momento in cui si presenta l'esigenza di dover far intervenire più squadre vengono o dalla sede centrale o dai distaccamenti più vicini che possono essere Eboli o Policastro. Ecco, questa occasione sarà sicuramente un momento importante per ricordare il lavoro svolto, ma anche per focalizzare l'attenzione su quello che c'è da fare. Insomma, lei diceva c'è una squadra sola, insomma è chiaro che occorrerebbero più uomini, più mezzi, anche una nuova caserma, se ne parla ormai da tantissimo tempo. 50 anni, un primo bilancio, ma per guardare al futuro. Sì, io volevo fare un po' appunto, volevo fare un appunto su quanto riguarda la nuova sede del distaccamento, perché sembra che qualcosa a livello politico si stia muovendo. Il sindaco di Vallo sembra abbia già individuato una zona dove poter costruire la nuova caserma dei Vigili del Fuoco, che molto probabilmente è una zona decentrata vicino all'ente fiere di Vallo, e quindi forse qualche cosa si sta muovendo. Speriamo bene, ci affidiamo nelle mani del sindaco. Allora sì, dicevamo, il giorno 9 noi festeggiamo appunto questo grande evento, ovvero l'istituzione della caserma dei Vigili del Fuoco da oltre 50 anni. Sarà una giornata all'insegna di varie manifestazioni, si partirà alle 9.30 con la sfilata della fanfara dei Vigili del Fuoco, dei civici Vigili del Fuoco di Napoli in uniforme storica, partirà dalla sede del distaccamento e si porterà verso la cattedrale. Alle ore 10 poi ci sarà la Santa Messa in cattedrale presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Ciro Miniero e poi a seguire ci saranno dei mezzi che noi faremo intervenire dalla sede centrale, mezzi particolari da far visionare agli studenti che parteciperanno appunto a questa manifestazione e faremo vedere anche loro un poco del nostro operato in merito. Volevo soltanto aggiungere che ci sarà anche la presenza del prefetto di Salerno, il dottor
Malfi Salvatore, che ci onorerà della sua presenza, e anche di altri enti, altre autorità locali, sia militari che civili. Ci spostiamo adesso ad Atena Lucana, dove la Banca del Cilento inaugurerà sabato 10 dicembre una filiale. Vediamo. Come preannunciato nelle scorse settimane, è tutto pronto ad Atena Lucana Scalo per l'apertura della nuova filiale della Banca del Cilento di Sassano e del Vallo di Diano e della Lucania. Il taglio del nastro in programma per sabato 10 dicembre alle ore 11 alla presenza della governance dell'istituto di credito guidata dal presidente Franco Castiello, dal vicepresidente vicario Rosa Lefant e dal direttore generale Ciro Solimeno. Per l'occasione saranno presenti le istituzioni locali, i soci ed i clienti, ma l'invito della Banca del Cilento a partecipare è esteso a tutta la comunità valdianese. Non a caso la nuova filiale va strategicamente a colmare un vuoto importante al centro dell'asse Sala Consilina Atena Lucana Polla, area ricca di attività industriali e commerciali, ma nella quale mancava la presenza di un istituto di credito cooperativo. Rappresenta inoltre una testa di ponte nei confronti del vicino territorio lucano, che sarà protagonista dei prossimi naturali sviluppi della Banca del Cilento, con l'imminente apertura di un nuovo sportello a Potenza. Dunque quello di sabato sarà un momento molto significativo nell'ambito dell'ambizioso piano industriale dell'Istituto di Credito Cooperativo con sede a Vallo della Lucania, avviato a seguito dell'aggregazione con l'ex BCC di Sassano. L'apertura della filiale di Atena Lucana costituisce un grande motivo di orgoglio perché rappresenta il coronamento dell'impegno profuso da tutta la governance aziendale al raggiungimento di questo obiettivo che ci eravamo prefissati nel progetto industriale presentato in Banca d'Italia, e a distanza appunto di 6 mesi questo obiettivo viene raggiunto. Quindi la nostra banca vuole promuovere quello che è lo sviluppo del territorio. Bisogna dare ai soci e ai clienti della banca dei servizi finanziari sempre più innovativi e competitivi. Questo chiaramente nell'ottica di quella che è la sana e prudente gestione della banca, tenendo presente l'efficienza aziendale e il contenimento dei rischi. Io rivolgo un invito a tutti i soci e i clienti della banca, ma soprattutto a tutti i cittadini qui di Atena Lucana, perché le banche di credito cooperativa qua non era presente, e quindi mi auguro che vengano numerosi a partecipare a questo importante evento. All'Università di Fisciano è stato presentato il bilancio sociale dell'Ateneo Salernitano. Ai nostri microfoni Aurelio Tomasetti, che dell'Università di Fisciano è il rettore. Quali sono gli aspetti più importanti da mettere in rilievo? Qualche aspetto anche tipo nostalgico, perché in realtà un incarico che mi diede il mio predecessore, a cui sono stato sempre particolarmente contento, era quello di estensione del bilancio sociale. Io ho fatto il primo bilancio sociale e oggi siamo al quarto bilancio sociale, quindi significa che è un documento di grande importanza all'interno dell'Ateneo. E molte delle cose che io ho appreso, le ho apprese proprio perché ebbi quel tipo di incarico di coordinatore, perché avere una visione di quel tipo significa non soltanto avere una visione rispetto ai dati economici dell'Ateneo, che pure sono importanti per supportare i processi di crescita dell'Ateneo stesso, ma significa prestare attenzione all'aspetto sociale, e questa visione anche durante il mio mandato è assolutamente decisiva: l'attenzione agli studenti, alle fasce deboli e alle famiglie, a coloro i quali anche sono, meritano, e quindi in qualche modo che sono attraverso il loro corso di studi danno una prova di sé. Il sostegno all'aspetto poi ambientale, che è un'altra dinamica decisiva anche per la nostra struttura campus, quindi in questo senso noi abbiamo investito per realizzare e per rendere i nostri campus di Fisciano e di Baronissi totalmente autosufficienti dal punto di vista energetico, con un risparmio sulla bolletta energetica, ma anche con un messaggio di pulizia, di trasparenza, che non è soltanto ambientale ma che sarà anche tipo gestionale, amministrativo. Quindi una dinamica, diciamo, più complessiva, che rendi conto anche rispetto alle tante cose che si svolgono e le strutture di cui disponiamo all'interno del campus, perché avere questa struttura campus per noi è decisivo. Io, come dico sempre, è un grande patrimonio che io ho ereditato e che avevo il dovere
come tutti i patrimoni, di dover gestire, mantenere, per cercare di renderlo, diciamo, migliore, più bello, più funzionale e più efficiente possibile. E poi chiaramente la nostra grande forza, quindi i nostri studenti, perché questo tipo di bilancio consente di scavare dentro i dati e capire da dove vengono, come vengono, perché perché crescono, perché se l'anno scorso siamo cresciuti del 5,4% come immatricolati e quest'anno dell'8,5%, significa evidentemente tutte queste politiche di sostegno delle fasce deboli, di sostegno di chi merita, di attenzione rispetto al campus, di attenzione rispetto alla persona, che è il grande protagonista del bilancio sociale, è un messaggio che è passato. Il cantante Mico Ergirò, Sport, Serie D, e Salernitana nella seconda parte del TG7. La prima parte si chiude qui, rimanete con noi dopo la pubblicità. Una passione, se coltivata, diventa concerto. Enharmony, Accademia di Musica, sala prove e di registrazione. Aperte le iscrizioni ai corsi di sax classico e jazz, pianoforte, chitarra, basso, batteria, tromba, violino, organetto e canto moderno. Corsi per ogni età e vari livelli di preparazione musicale con docenti qualificati. Enharmony mette anche a disposizione una sala prove attrezzata di 70 metri quadri per gruppi, scuole e saggi. Offre a musicisti e cantanti una sala di registrazione per tutte le esigenze. Enharmony, a Vallo della Lucania, via Angelo Rubino 22/24, presso Galleria Musicale. Presente anche sui vari social. Info 334 95 34 579 oppure 333 94 14 703. Cerchi un conto corrente semplice e veloce? Operi principalmente online? Finalmente un conto tutto digitale. Per te è nato il nuovo conto corrente facile online della BCC dei Comuni Cilentani. Dedicato alle persone come te che operano prevalentemente con canali evoluti ed hanno l'esigenza di avere un conto semplice da gestire e a costi bassi. Che aspetti? È smart, è a canone zero e facile online. Ora non devi più pensare a nulla. Goditi il tepore della tua splendida casa con D'Ambrosio Casa Comfort. Scopri la vasta gamma di stufe e caldaie a pellet e a legna. Fra le ultime novità, la stufa con doppio sportello a specchio. Il doppio sportello evita la fuoriuscita di odori e non brucia le mani quando lo si tocca. L'ideale per una casa con bambini. D'Ambrosio Casa Comfort, socio ANFUS, mette a tua disposizione tecnici specializzati che curano direttamente l'installazione e l'assistenza. In più, su stufe e caldaie c'è fino al 65% di detrazione fiscale. Prenota il tuo sopralluogo gratuito direttamente dal sito www.dambrosiocasacomfort.it. A Vallo della Lucania, D'Ambrosio Casa Comfort è anche rivenditore di pellet made in Germany, con doppia certificazione. Ad ognuno il suo calore. Scegli il sistema di riscaldamento più adatto alla tua casa. Chiedi a D'Ambrosio Casa Comfort. D'Ambrosio Group SRL, punto vendita via Angelo Rubino 161-163, Vallo della Lucania. Il cantante agropolese Mico Ergirò, ma di origini calabre, ha presentato il suo ultimo lavoro, Vorrei che morissi d'arte. Il giovane cantautore si è raccontato ai nostri microfoni. Tu, come un sapore di sud, mischiato a un volto europeo di un est del nord, di birra e sangria. Vorrei che morissi d'arte. Allora, partiamo dal titolo del tuo ultimo lavoro. Perché queste parole? Vorrei che morissi d'arte è insieme un augurio e una minaccia. Nel senso che è un buon augurio, augurio di morire d'arte, il che significa anche averci vissuto. Ed è un'idea di arte quasi come strumento d'offesa, quindi non un'arte pacifica ma un'arte che può frantumare il cranio di poesia, di emozione. Questo è il succo dell'album, una visione della contemporaneità, una chiave di lettura del presente che, se doveva partire come qualcosa di disastroso, poi si concretizza in
un'apertura a poter vivere diversamente. Questo è il succo di questo disco. Sei un ragazzo del sud e lo fai, insomma, capire, ben capire anche attraverso le tue opere. In te c'è un po' di Cilento, un po' di Calabria. Ecco, naturalmente la tua terra d'origine fa parte anche della tua creatività musicale. Sì, io devo dire che devo molto al Cilento, sia perché sono partito proprio con la musica popolare, sia del Cilento che poi proprio del sud Italia, ma perché trovo un legame d'affetto. Io casa chiamo Agropoli, casa chiamo il Cilento, quindi tra tutte le mie origini, tra quelli che poi sono i viaggi che la musica porta a fare, la casa mia è il Cilento, e anche nel videoclip si nota. La tua musica è già arrivata anche in Polonia, ecco, probabilmente sì. Dal titolo di questo pezzo, sì. Il polacco. Sì, non so come siano arrivati a questo pezzo, forse grazie a Fanpage, però hanno scritto un giornale, questo qui polacco, ha scritto un bellissimo articolo sulla storia di questo cantautore italiano che cantava le loro storie di emarginazione, di emigrazione forzata, e devo dire che è una cosa che mi ha commosso particolarmente, perché davvero sentirmi vicino ad un popolo di cui ho cantato un personaggio che io ho conosciuto è molto molto bello. Stai avendo già tantissimo successo, grande affermazione, questo video è stato, come dire, reso noto anche attraverso Fanpage. Avete avuto quante visualizzazioni? 120.000, è una cosa che mi ha stupito particolarmente, perché il numero è grandissimo. Già avere comunque la fiducia di Fanpage di presentare una propria canzone, una propria creazione su un sito così importante, era già un attestato di stima. Poi le 120.000 visualizzazioni e le tante condivisioni hanno decretato un successo che non mi aspettavo e che mi ha veramente emozionato. Insieme a te la collaborazione di altri ragazzi del territorio cilentano. Sì, tutti i musicisti sono cilentani, musicisti di primo ordine, l'ufficio stampa cult del Cilento. Diciamo che è un insieme di professionalità e di belle persone che sono del Cilento, che poi è tipico di noi cilentani, essere belle persone e anche talentuose, perché i ragazzi sono tutti molto bravi. E in questi minuti in campo la Serie D per il turno infrasettimanale di campionato. Siamo alla 15ª giornata, quindi diamo un'occhiata alle gare attualmente in corso. Herculaneum Picerno, Anzio Madrepietra, Ciampino Bisceglie, Francavilla Vultur, Manfredonia Cinzia, Potenza Nardò, San Severo Gelbison, Trastevere Gravina e Agropoli Nocerina. Ovviamente seguiteci anche domani, perché parleremo dei risultati di tutte queste gare. Lo ricordiamo, è in corso tuttora la 15ª giornata, turno infrasettimanale di Serie D, Girone H. E lasciamo la Serie D e approdiamo in Serie B, dove la Salernitana, nonostante il cambio di allenatore, non eccelle ancora, non ha ritrovato la vittoria, ma vediamo il servizio. Buone notizie dall'infermeria della Salernitana. Terracciano si riprende le chiavi della porta granata e Vitale regolarmente a disposizione del tecnico Bollini. A Frosinone ci saranno entrambi e proveranno a blindare una difesa che continua a registrare troppi passaggi a vuoto. Contro l'11 Ciociaro il trainer granata schiererà nuovamente il tridente. Anche stamani, nella seduta di lavoro che la squadra ha sostenuto sul sintetico del campo Volpe, l'allenatore ha provato praticamente la stessa formazione scesa in campo a Bari, con l'unica eccezione di Vitale, appunto, al posto dell'adattato Luis Felipe, ancora alle prese tra l'altro con alcune noie muscolari. Vitale ha smaltito i postumi della botta alla caviglia che lo ha costretto ai box a Bari e sarà regolarmente in campo a Frosinone sabato prossimo. Stesso discorso per Terracciano, che dopo due giorni di stop forzato causa torcicollo stamani è sceso in campo tra i pali della Salernitana. Per il resto formazione annunciata dunque, con Bollini che sta studiando anche le contromosse da opporre all'11 di Marino. Al Matusa sarà 4-3-3 con Perico e Vitale sugli esterni, Tui e Bernardini al centro. In mediana invece Busellato, Ronaldo e Della Rocca, con uno tra Rosina e Improta, pronti a dare una mano alla mediana nel caso in cui il Frosinone cambi pelle. I due esterni saranno comunque i Dioscuri di Massimo Coda in attacco. Stamani, nelle prove tra reparti a confronto, Bollini ha arretrato Rosina in una mediana a 4, con Busellato e Della Rocca centrale ed il giovane centrocampista brasiliano Kleber, in prova alla primavera della Salernitana che ultimamente sta facendo la spola con la prima squadra.
Il sudamericano, una mezzala naturale, classe 2000, pare abbia lo stesso agente di Luis Felipe. Per il momento Bollini continua a considerare Laverone, Zito, Caccavallo e Donnarumma delle alternative al pacchetto dei titolari. Uno e più per reparto, tanto per intenderci, eppure tutti e quattro, per caratteristiche tecniche, potrebbero tornare utili alla causa granata, soprattutto nel 4-3-3, che è il marchio di fabbrica del tecnico. E questa era l'ultima notizia sportiva della seconda parte del TG7. Vi do appuntamento a domani con la nuova edizione del telegiornale. Vi invito a rimanere con noi per i programmi della giornata, per la programmazione di Set TV. Grazie a tutti per averci seguito. Alla prossima.